Siamo tutti abituati ad andare a scuola da normali, ma cosa succederebbe se un giorno diventassi ricco oppure povero? Crazy, di sicuro non voglio saperlo, preferisco rimanere così. Beh, poliziotta, come dire, ormai è troppo tardi. Cosa? Oh, che bello, è mattina. Nella mia bellissima casetta da povero, cavolo. Poi ora di andare a scuola. Ieri mi si sono rotti gli occhiali, ma per fortuna con un po' di scotch sono riuscito a ripararli. A proposito, vediamo cosa c'è da mangiare oggi. No, l'acqua è finita. I biscotti, cavolo, i biscotti di una settimana fa sono finiti. Vabbè, mi toccherà andare a scuola. Prendo la mascherina e vado. Ah, uffa. Oh sì, oggi è una giornata da ricca e per fortuna l'assistente che mi porterà oggi il cornetto. Devo prepararmi subito perché devo andare a scuola. Mi toccherà anche truccarmi con i miei bellissimi trucchi da 150 euro o forse di più. Comunque vado. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Subito, perché se no vado dalla preside. No, 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 ti prego, scusi, scusi signorina Licca, vado dietro. Ecco qua, perfetto. Buonasera ragazzi, io... Chiamiamo Crazy, la ragazza mi sembra troppo intelligente. Crazy, vieni. Ehi, ma perché uffa? Solo perché sono povero non significa che non ho studiato. Professore Crazy, allora da oggi inizierai a fare le forme geometriche. Quindi adesso inizia Crazy. Dai, forza, okay, forza. Cosa devo disegnare? Le forme geometriche. Professore, giusto, ieri non ho potuto, come dire, studiare le forme geometriche perché non mi sono potuto permettere il libro. Ah, Crazy, ti metto ben due. Vai al posto adesso. Ok. Adesso, adesso Crazy, veloce. Beh, professore, io non ho problemi a comprare il libro, perciò mia mamma mi ha comprato il libro di ultima generazione. È costato tantissimo, ma mia mamma fa piacere uscire tanti soldi perché io sono la figlia preferita della mamma. Brava, brava Gianna, ti metto un bel 10 perché hai questo nuovissimo libro, è bellissimo, ti metto un 10. Un altro 10 aggiunto nella collezione senza che ho studiato, è molto semplice avere 10. Ma cosa significa? Solo perché non mi posso comprare il libro? Ma perché? Professore, scusi, non è valido, non è giusto! Significa che se non posso comprare il libro non ho studiato. Crazy, vuoi che ti mando dalla preside e ti espello dalla scuola? No, no, non ho detto questo. Crazy, vai subito nell'angolo dei poveri. Anzi no, scusa, l'ho sbagliato. È quello l'angolo dei poveri. Ma perché proprio io nell'angolo poveri? Ragazzi, adesso spiegheremo soltanto per i ragazzi ricchi e quelli intelligenti. Sì, già, professore, è per me? Tu rimani da con i poveri. Sei un figato. Giada, puoi pure venire. Bene, bene, bene. Lei volevo dire che è suonata la campanella e gli devo fare l'intervento.
Va bene, Gianna, ci vediamo più tardi. Per la ricreazione mi mangerò questo buonissimo gelato e artigianale, costa sui 150 euro. Non ho soldi. Me ne daresti un po', per favore? Scusa, non posso permettermi di dartene un po', perché è solo mio e mi devo saziare con questo. La pancia. Guarda, lo sai che ti dico? Magari questo pochino te lo posso dare, tieni. Però adesso non posso usare più il cucchiaio. Ragazzi, è il momento. Scriviamo gli appunti. Oh sì, appunti. Ok. Ehi, Cresti, che stai facendo? Nulla di male, professore. Ah sì, allora lo stai scrivendo. Professore, io sto scrivendo nel quaderno degli appunti che mi è costato circa 199 euro. Guarda. Io professore, invece sto scrivendo nella mia mano perché non ho un quaderno. Cresti, non prendermi in giro, vai fuori. Ma professore, non me lo posso comprare. Fuori. Brava Giada, tu sei una ragazza bella e ricca. Beh, puoi pure tenere il tuo cellulare e fare le foto su Instagram, tranquilla. Cosa? Scusi professore, ma cosa significa potere il telefono? Il telefono a scuola non si può tenere. Questi come ti permetti? Ti mando subito nella preside, fuori. Scusi. Finalmente la scuola è finita. Adesso dovrà venire la mia bellissima parrucchiera a farmi i capelli lisci e boccolati, perché questa sera si andrà in una festa da ballo. Sì. Ah, finalmente si torna nella mia bella casetta e mi posso fare una doccia. Ah no, dimenticavo, giusto, sono povero, non posso farmi la doccia. Vabbè, mi tengo il mio sacchetto di immondizia, vado a dormire anche oggi. Ah, ecco, della spazzatura. Butterò questo lasciacolo che tanto non mi piace più. Lo butto. Oh, un piumino. Questo è un regalo di qualcuno. Che bello. Me lo metterò questa sera per riscaldarmi. Buonanotte. Finalmente.